Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui con la 71esima puntata della serie Midwest. Dunque, siamo in compagnia di Marco Zor 3. Ciao a tutti. Mosterina. Sì. E dovrebbe esserci anche Liquirizio. Saluti. E siamo a posto. Dunque, stiamo ormai ultimando qui la raccolta della nostra uva, nostra, di Mosterina, vabbè. E aspetta che scarichiamo il penultimo, ci manca un filare qua da finire. Para, te che manca la sponda di morti. No, no, ecco, ecco, posso. Successo niente. Quanti litri siamo? Quasi 12.764. Cioè ci staranno solo 2.000 litri. Vabbè, adesso finiamo questo. Finiamo questo che è l'ultimo. E dopo la portiamo, riportiamo tutto a Annello. Annello che dovrà metterci anche in conto l'uso del macchinario, speriamo non tanto, perché mi restano, penso ragazzi che sia la prima serie che alla 71esima puntata siamo ancora a 20.000 euro qua. Questa season ci rallenta i piani, dobbiamo attendere lo svolgimento delle stagioni. Sai che forse ci stanno, perché vedo che qua è l'ultimo filare, magari così vicino alla strada sta rendendo un po' meno. Infatti 1.100, va bene. Adesso ci passa il macchinario immenso. A filo. Dai, giusti, giusti proprio. Fermo lo scarico in strada. E con questo è tutto, quasi due rimorchi li abbiamo portati a casa. Allora passiamo qua al macchinario. Dai Marco, che andiamo da Annello. Fai strada che io non ci sono mai stato. Sì, sì. Ciao Mosterina. Oh, è finito? Sì. Ah. Finito? Dove sei? Qua. Come dove sono? Sono davanti a te, mamma. Ci dormo. C'è il riflesso del sole. Ma c'è gli occhiali? Appunto, ho fatto un riflesso. Ma quanti litri dove avete raccolto? Abbiamo fatto all'incirca 28.000 litri di uva. 28.000 litri? Sì. E ho deciso di fare diciamo vino? No. Come no? No, niente vino. Ma, e cosa la usi a fare l'uva? Facciamo l'uva passa. L'uva passa? Sì. Ma non saluta. Quella che passa. Ma non mi pare le macchine d'uva che passano. L'uvetta, quella uvette, quelle essiccate. Ah, l'uvetta, l'uva piccolina. E perché è molto molto più redditizia. Ah. E implica meno costi di lavorazione, perché va seccata, imbustata ed è subito pronta, e tu puoi fare il pane con l'uvetta, dolci con l'uvetta, e quindi mentre non puoi fare il
vino col pane. Ah, capito. E però insomma, ma bello. Cosa avete da brontolare? Fate meno casino. Ma ah signore, ma comunque un bicchierino di vino per accompagnare un bel pezzo di pizza ci sta sempre bene. Fa male il vino, mostrino, ti batti in testa. Farà altro. Vai, cosa? Ma ci sente parlare da qua? Sì, che vi sento, e come? State urlando? Sarà a finestra! Non ha niente da fare, sta sulla finestra a ascoltare col binocolo e il microfono, no? Puntata all'incontrario, che amplifica tutti i rumori verso di lui. Vabbè dai, che andiamo a consegnare, sennò alla sera svampisce al sole. Sì. Ma... Ciao! Bevo! Ciao mostarina! Bevo! Pareggia e carte per fare i conti! Guarda che devi darmi qui i soldi! Dai, ma tutta la farina! Infatti adesso appena concludiamo con l'uva ritorniamo un po' a fare ordine finanziario, perché qui abbiamo troppi creditori. Principale mostrina, ci devono migliaia di euro per sennò possiamo andare avanti a campare così con 22.000 euro. Allora dovremmo essere quasi arrivati ad Anello. Beh, comodo come questa macchina qua, veramente un bel sedile comodo, telecamere, specchi grandi. Piano! Hello! Buonasera! Buonasera! Buon, va bene, qua basta! Fermo! A posto! Cominciari! Che c'hai? Dove scarico? Accesi! Qua indietro! Oh, sei venuto con il dipendente? Sì. Ho fatto un viaggio unico. Ho fatto ben bravo. Quanto ha prodotto? Un altro rimorchio pieno abbiamo fatto. Oh, bene. Non è male? No, non so neanche quanti ettari siano, per carità. Se non mi ricordo là, sono 2 o 3. Beh dai, niente male. Tutta uveta allora. Tutta uveta. Bene. Diciamo che il proprietario del campo mi avrebbe richiesto una bottiglia di vino. Una del numero? Adesso come facciamo? Di fatti non si può. So, una cassetta di bottiglie. Sì, una cassetta e un bancale è fattibile. Carità, che siccome vende pane ha detto che gli piacerebbe tucciarlo sul vino. Buono così. Allora magari si fa qualche fugassa a pucciarlo inter Vinsanto. Vinsanto te la domandare a curia nomi. Così è sotto strettissima ricetta segreta della curia. Sì, c'è Vinsanto. Dai, facciamo così, facciamo una cassetta, due di vino, il resto uvetta. Va bene, ok, sì, è fattibile. E così incontendiamo tutti. Bene. Vabbè, dai, aspetta. Sì. Qua ci sono andato su Pai. No, Giorgio. No. Guarda. Sta macquia qua, cosa c'è? Sta? Sta macquia qua. Macquia? Sta macquia. Un scerino. Cerino, sì. Cosa aveva la patente dell'aereo? Arrivava veloce dall'incrocio. Arrivarsene, dove siete stata? Che l'autostrada o del mare? Era una statale del fianco. Molto trafficata. E allora i ciappa. Aspetta che cos'è il casino qua, ma non c'è niente. Ormai non ce n'è neanche fatto caso. Ciappa scia dei bilici, no, e dopo si butta fuori e smalta e fa tacche sulle carrozzerie. Sì, già che ci sono, tirano anche una bomba a mano, 2 o 3 sassi. No, adesso. Oh. Però succede spesso che prendono scia dei
camion e dopo si buttano fuori e dopo... Sì, e rompono il fanalino davanti. Esatto, ma comunque no, insomma... Non è rotto. Come no? Ma no, ma non sono stato io. Vabbè, allora sarà il vino e il sole che battono. Ascolta, noleggio, sì. 2000. 2000 noleggio, oh, vabbè dai, ci sta il macchinario un po' particolare. Sì. Insomma. È richiesto poco e quindi... Sì. Posso capire. Allora, 2000, bene. Oh, che bene, ha già vibrato il messaggio. Sì, banca molto, molto veloce. Efficiente. Bene. Ottimo. Per la trasformazione magari ci mettiamo d'accordo quando vieni a ritirare i primi bancali. Ah, per pagare la trasformazione? Sì, cioè l'essiccamento dell'uva. E che fai uva? Se fosse vino, ciao, costa di più. Sì. Va bene, quello che è. Tanto 40.000 litri di uva ho visto dal tablet, li abbiamo scaricati. Ecco, bene. Allora sono 40.000 litri di uva passa. Molto bene. Molto uva bene. Gentile però. Perché saluta. Bravo. Vedo bene. Aspetta che riprendo la macchina che non la lascio anche qua. Sì, ecco. Io do una lavatina a questo perché vedo che era ancora sporco. E un po' di polvere. Sì, va bene. Saluti, grazie. Saluti, buon viaggio. Piano. Canta sempre a fischio qua. Ma guarda che robe. Ma dove vai? Guarda, sono mio quello avanti, non lui. È a fischio, sbrisa a fischio. Oggio. Ecco. Va piano. Riportiamo qua la macchina al vecchietto a Oreste. Vediamo se è a casa, se no gliela lasciamo lì in giardino. Dov'è che ha la casa Oreste? Che non mi ricordo adesso. Ah, ecco. Qua non c'è a casa nessuno. Via, andiamo via. Andiamo avanti con i lavori che dobbiamo svolgere. Allora, il vigneto per il momento è a posto. Bisogna aspettare l'inverno quando si secca per rimuovere tutte le foglie di steli secchi e quindi fare la potatura per l'anno a venire. E quindi adesso vediamo un attimo se c'è qualcosa che possiamo seminare o se no proseguiamo con la ripreparazione poi dei campi. Dunque, ma chi è quello là col deer? Guarda che lo seguiamo. Ah, oh, dove sei rifinito? Ah, quanto tempo! Mamma mia! Ho avuto un po' da fare. Un po' tanto? Abbastanza. Tutti i campi pieni di macigni ormai, no sassi? Serve una raccolta sassi? Ma serve urgentemente una raccolta sassi. Ah, bene, allora dammi tempo che faccio il fieno per le mie bestiame. Hai fatto shopping? Ho speso un mucchio di soldi. Vedo. Mamma mia, guarda che attrezzatura. Ehi, andiamo a barsi una buona birra, dai. No, l'ultima volta che ho bevuto una birra, momenti... No, meglio no. Ora vado a darla. Mi son ritrovato quasi sposato, quindi meglio di no. Io? E neanche mi hai invitato? No, ho detto quasi, dopo sono scappato.
Va bene, ora ci vediamo più tardi. Vieni, mi raccomando, Quando hai passa. bisogno, chiama. Ok. Passa a Oh, torcere un passa po' i infatti. sassi. Va benissimo. Ludi. Aiuti. Matto come al solito. Bene. Andiamo a Mosterina a sistemare il vigneto. Allora, Oresti che ancora macchina in cavaetto sul portico. Dov'è qua Mosterina? Che oltretutto ha anche l'attrezzatura per il vigneto, ha ancora quella di Yalam. Senti mia il clacson che suona. Oh! Buongiorno! Buongiorno, è mezzogiorno e 20. Buon Quindi pranzo forse. Buon tarda mattinata. buon tardo giorno. Esatto. Prendi in prestito una cosa. Grazie. Devo ripulire il vigneto dopo che abbiamo raccolto su tutte le foglie per terra, se no se fa un colpo di vento te le trovi tutte dentro casa e dentro casa di Lucas. Apri! No, no, vai, guinè, sì, guinè, guinè. Fai sul mio! Vai a Guinea, in mezzo al serbatoio! Se ti rimani fermi tu spingi! Ah, mi porti una tanica! Va bene, andiamo sul vigneto. C'è tutto da ripulire. Ho aperto uno spazio anche qui. Allora, vediamo un attimo di accendere qualche macchinario. Qui abbiamo specie di zappatrice, sostanzialmente. Devo vedere. Ah, è rotante, ok. Una specie di zappatrice per andare a riaggiare in profondità, un po' più in profondità. E falciatrice anteriore, trincia stocchi perché sicuramente con la raccolta sono cadute foglie, bacchettini, insomma, cose varie, perciò in teoria necessita una pulizia. Bene, la larghezza del vigneto è consona. Abbiamo appositamente mantenuto il vigneto un po' più ampio. Non è che faccia proprio bene bene. Ed è purtroppo non è ancora il momento giusto per passare, nonostante sia la richiesta necessaria, ma ahimè l'erba non è arrivata forse all'ultimo stadio e quindi non si lascia tagliare bene. Perciò riportiamo adesso, cosa io mi amo. Eh sì! Certo! Guarda che qui siamo molto efficienti. Eh sì. Inizia con E o con D? Non No, ho capito bene. efficienti. Ah, ho capito No, D, no, in realtà è troppo presto ancora, ottobre, così. ma come è troppo? Hai appena detto che è finito! No, beh, ho finito di fare la prima fila, ma non viene bene, l'erba non viene tagliata bene, è troppo verde ancora, troppo. Ah, e quindi? Quindi dobbiamo aspettare, come ci conviene, aspettare che si secchino le foglie del vigneto, rimuoviamo gli steli, secchi, i bacchettini secchi, e dopo allora passiamo con i macchinari. Ah,
allora posso staccare tutto? Sì, sì, intanto sì, ci vediamo a dicembre, gennaio, una così. Dicembre, gennaio. Guarda sì, che roba. Guarda che è gennaio. Guarda che dobbiamo fare, io e te, tanti conti. No, tra novembre, dicembre e gennaio, è meglio che te fai il blocchetto e assegni no. No, 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 no. Sì. Ferma tutto. E adesso, ferma. Adesso vado, dov'è il mio trattore? Vado al trattore. Dai, che devo andare a portare, devo venire a portarti la farina. Vai, via, guarda. Comunque preparecete perché c'è da fare mega spostamenti, devo vendere tutta la merce prodotta. Allora adesso ti porto la farina. Ti porto 10 camion di farina. 10 camion? Ma dove li metto? Qual è il problema tuo? Guarda ti che roba. Fate fare neanche preavviso. Saluti. Saluto. Casi non sei neanche accorto che gli ha attaccato il bagaglio dietro. Come mai qua il trattore va via alto? Oh ciao. È la siepe, ma dov'è la zavorra? E non c'è la zavorra! Ma perché questi 50 quintali in piede drio? Non so! Guarda! Sarà dimenticata attorno al trattore! Qui speroni alti anche, al momento copo uno! Ah! Finalmente te la porti via e comunque! Commentate, iscrivetevi, lasciate bel like, ci vediamo nelle prossime puntate, vediamo di portare un po' di farina e tirare su un po' di soldi nei prossimi mesi per poi ripartire con tutte le lavorazioni dei terreni e non solo. Ringraziamo qui Nico. Poi abbiamo Verte. Saluti. Mosterina. Liquirizio. Saluti. Chris. Ciao a tutti. Marco 03. Ciao a tutti. E basta. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.